Bruno Editore presenta E-commerce da 0 a 100. Metodi per creare da zero un sito web per il tuo business online. Di Lorenzo De Santis. Introduzione. Ti do il benvenuto in E-commerce da 0 a 100. Questo ebook nasce dall'unione delle mie passioni di scrittore e formatore su nuove opportunità di business online. Tutti i contenuti che troverai sono frutto di mie svariate esperienze effettuate personalmente su siti di mia proprietà. Il materiale a tua disposizione è vasto e ricco di pratica. Non voglio essere presuntuoso, ma è certo che chiunque, anche da zero, potrebbe con questa conoscenza creare un sito di commercio elettronico funzionale e remunerativo. Cosa vuol dire creare un sito o un e-commerce da zero? Semplicemente vuol dire che non importa che tu abbia delle conoscenze di programmazione, di design o di marketing, e non importa se questo è il tuo primo approccio per saperne di più sul commercio elettronico. In qualsiasi caso, al termine di tutte le lezioni, potrai avere il tuo sito web e potrai creare, eventualmente, una piattaforma e-commerce. Nel web ci sono svariate guide, spesso care, che ti promettono di insegnarti a fare qualcosa. Non intendo criticare colleghi scrittori e formatori, fortunatamente i prodotti della Bruno Editore sono eccellenti, ma il prodotto finale che si ottiene, qual è? Vedo in giro un sacco di materiale poco pratico, alla fine questo non supporta veramente il consumatore, che a volte spende soldi a vuoto e alla fine è scoraggiato e non compra più niente. Tornando a noi, voglio scoraggiarti per poi esaltarti. Hai idea di cos'è necessario per creare un sito di commercio elettronico? Hai idea di quanto si fanno pagare le web agency per crearne uno? Hai idea di quanta conoscenza di programmazione e design c'è bisogno? Forse, dopo 2 anni di intenso studio e 2 anni di intensa pratica, una persona che inizia da zero potrebbe farcela. Io ci ho messo 5 anni ed è stato un percorso molto duro, ma visto che a me piace aiutare chiunque, mi sono detto no, ho deciso di creare un percorso semplice in modo che chiunque possa, con un po' di conoscenza, tenacia e pratica, riuscire ad avere un sito e-commerce. C'è un'enorme differenza tra un sito semplice di soli contenuti e un sito che dovrà contenere cataloghi di prodotti, suddivisioni di sezioni, carrello di vendita, eccetera. Bisogna conoscere codici di programmazione per farlo. Questo ebook è diviso in 2 parti. Nella prima ti descriverò come agire in pratica per creare il tuo sito. Nella seconda ti aiuterò invece a far sì che il tuo sito possa essere conosciuto nel web. Ora passo velocemente a spiegarti la risorsa principale che useremo per creare il nostro sito e-commerce, il tutto risparmiando una miriade di tempo, denaro e fatica. Sai che cos'è un CMS? Nel caso tu non lo sappia, CMS sta per Content Management System, che nella nostra lingua vuol dire sistema di gestione dei contenuti. Possiamo identificare un CMS con un software che consente di gestire la pubblicazione e l'aggiornamento di un sito web con estrema facilità, anche da parte di chi non è un esperto informatico. La risorsa numero 1 che useremo è il CMS Joomla. Non preoccuparti se lo vedrai scritto con un punto esclamativo finale ogni volta. Il suo nome è proprio questo, Joomla con il punto esclamativo. Gli aspetti importanti sui quali porre l'accento sono: Joomla è open source, cioè il software è libero e gratuito. Inoltre è supportato da una community mondiale di volontari che giornalmente crea migliorie e soluzioni innovative. Joomla, con il tempo, è diventato uno strumento di utilizzo per siti di ogni tipo, dal sito della Porsche a quelli di volontariato, società calcistiche, siti di grandi aziende e naturalmente siti e-commerce di ogni genere. È semplice da comprendere. Al termine di questo corso non solo potrai creare un sito di e-commerce, ma sarai in grado di creare e gestire portali, community e centinaia di contenuti in maniera semplice e veloce. È vero che con Joomla riuscirai a fare davvero molto, probabilmente risparmierai anni di formazione e studio, ma è da sottolineare il fattore che i risultati li puoi ottenere con costanza e tenacia. Anche nel nostro caso dovrai seguire le lezioni con determinazione, spesso sbaglierai e spesso dovrai ricominciare da capo. Non voglio scoraggiarti, ma nulla ti è dovuto senza le tue azioni e senza la tua determinazione. Inoltre, per un approfondimento su alcune risorse citate e informazioni aggiornate, al mio sito http://www.lorenzodesantis.net/blog/
category/Joomla. Sei pronta ad iniziare? Start!